i media. E molto semplicemente, quindi, cerchiamo attraverso lo spunto che ci dà l'onorevole Saltamartini, da dei fatti appunto di cronaca di qualche mese fa, ma che comunque destano un allarme sociale, cerchiamo di proporlo in positivo, non solo punire, sanzionare, cosa sacrosanta, però anche formare ed educare chi viene nel nostro paese, siano essi uomini, donne, bambini, giovani, anziani, al rispetto reciproco, al rispetto delle differenze e soprattutto al rispetto delle donne e della femminilità. La ringrazio. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il governo intende intervenire? Non mi pare. E quindi il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione De Girolamo ed altri, numero 1205, concernente iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state altresì presentate la mozione Vezzali e Monchiero, numero 1252, Binetti ed altri 1255, Costantini ed altri 1256, Rondini ed altri numero 1257, Bechis ed altri numero 1258, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare l'onorevole Palmieri, che illustrerà anche la mozione 1205 che ha sottoscritto in data odierna. Prego, onorevole Palmieri, si è spostato per disorientare il Presidente. No, per non farle venire il torcicollo, Presidente, che l'hai già gravato da una faticosa campagna elettorale e anche per rispetto verso i membri del governo, per lo stesso motivo legato alla loro integrità psicofisica, diciamo così. Molto brevemente non userò tutti i 29 minuti che mi spettano, ma molti di meno, sempre per i noti motivi. Questa mozione è stata fortemente voluta dall'onorevole De Girolamo, con l'intento di riportare l'attenzione e riaccendere l'attenzione del governo sul fenomeno del bullismo, che è un po' come un fiume carsico, periodicamente arriva agli onori della cronaca quando accadono fatti incresciosi, sia in Italia che nel resto del mondo. Quindi il nostro intento è primariamente questo, focalizzando sul mondo della scuola, nella scuola, il punto nel quale attivare una serie di interventi di natura formativa, educativa e anche dove serve di natura repressiva, ben calibrata ovviamente, per appunto fare in modo di sgominare questo tipo di comportamenti e